Nella nostra vita, ogni domenica in cui abbiamo pensato da domani a dieta, l'abbiamo vissuto come un momento tragico, nefasto e tristissimo. Ma questo perché? Ci spaventa la privazione dalle grandi abbuffate o ci spaventa la privazione da quei profumi e sapori che ogni giorno fanno parte della nostra vita? Difatti, diversi studi e indagini hanno dimostrato nel tempo come ciò che più spesso porti all'abbandono di un regime dietetico sia la monotonia e l'assenza di sapori e profumi. Ma nulla potrebbe essere più sbagliato di impostare un regime dietetico monotono e insipido. Infatti, ritengo che il processo di assunzione del cibo sia mai, e sottolineo mai, da considerare banale, poiché oltre a contribuire al nutrimento della persona e alla sua salute, contribuisce anche a soddisfare il piacere edonistico, alle relazioni sociali, inoltre può soddisfare il nostro continuo bisogno di esplorazioni e scoperte. Analizzando il vero significato della parola dieta, che dal greco appunto allude allo stile di vita nella sua interezza e non solo all'alimentazione, un regime che possa essere seguito a lungo nel tempo da parte di una persona non può prescindere né da puntare allo stato di salute ideale, ma nemmeno da fattori culturali e sociali che normalmente influenzano il gusto di ogni individuo. Vi è poi un aspetto estremamente soggettivo da non trascurare. Infatti il cibo non è mai un elemento esclusivamente materiale, ma è anche un'emozione, una sensazione, un'esperienza culturale e spirituale. Realizzare un regime dietetico, che sia per se stesso o per altre persone, deve tenere conto di tutti questi aspetti soggettivi, cercando di innestarli nelle evidenze scientifiche che ci dicono quando, come e quanto mangiare certi alimenti rispetto a altri. Tutto ciò che venga realizzato da un professionista o che venga realizzato autonomamente deve essere sempre fatto puntando alla personalizzazione del regime dietetico. Infatti, nulla che sia standardizzato per la massa può funzionare su tutti, poiché una vera dieta deve essere personale, deve essere personalizzata, tenendo conto di ciò che più amate e che più vi piace. Per oggi è tutto, appuntamento alla prossima puntata.